fiori e presepi nel centro storico, luminari nel centro abitato, piste di pattinaggio e le casette di Babbo Natale, così la città si prepara al Natale. È stato consegnato nei giorni scorsi un nuovo scuolabus Euro 6 al servizio dei più piccini. 5 donne in carriera si sono raccontate sul palco del Traetta per l'ultima giornata contro la violenza sulle donne. Continua la favola della polisportiva Bitonto, in testa al campionato a punteggio pieno. Per loro comincia il calciomercato invernale. Benvenuti a Doppio Zero Notizie, l'appuntamento settimanale con il notiziario cittadino di Radio Doppio Zero. Partiamo subito con le luci di Natale, l'avete sentito dai titoli. Bene, Bitonto si sta preparando al meglio per le festività natalizie. Siamo andati in giro per il borgo antico ad incontrare tutti i cittadini che ce la stanno mettendo tutta per riuscirci al meglio. Bitonto entra nel mood natalizio. Tante le iniziative proposte per le vie della città che si colora e si prepara al Santo Natale. Su Piazza Cavour, il responsabile di Adotta una pianta a Bitonto, Michele Castellano, in collaborazione con l'associazione Cenacolo dei Poeti, ha piantumato ciclamini all'interno di grandi fioriere che circondano il maestoso Torrione Angioino. Il messaggio poi tra l'altro è quello di invitare tutti i cittadini ad abbellire le proprie case, le proprie piazze. Insomma, abbiamo fatto questa cosa bellissima oggi per Piazza Cavour e spero sia contagiosa anche per altre piazze di Bitonto. Spostandoci nel centro storico, a partire dall'arco di Sant'Andrea, alcuni residenti hanno addobbato le vie con fiocchi e addobbi natalizi, seguendo un percorso di presepi come mostrano le immagini. Dopo il successo di Grasta sulla terrazza, proposto dalla Proloco quest'estate, l'organizzazione lancia un nuovo contest, proprio dedicato ai presepi. Abbiamo pensato di fare il presepe più bello del centro storico, però, perché i vicoli si prestano a questo, perché c'è tanta gente appassionata e quindi è facile che vengano ricostruite questi angoli, queste chicche, che vediamo l'ora di gustarle attraverso le foto e poi poterli premiare. Ci sarà un percorso con Don Ciccio Acquafredda, il parroco della cattedrale, per la benedizione del bambinello, quindi sarà un altro momento particolare che riporta un po' Bitonto indietro di qualche anno. Altre interessanti proposte sono quella realizzata su Piazza 26 Maggio con la cornice della splendida Basilica dei Santi Medici, dove è stata allestita una pista di pattinaggio per intrattenere e divertire coloro che vogliono cimentarsi in questa pratica, dai più grandi ai più piccoli, e poi le casette di Babbo Natale su Piazza Padre Pio. Le iniziative terranno Bitonto impegnata fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Se da una parte c'è chi ce la mette tutta, dall'altra c'è chi manda in fumo l'impegno di commercianti rubando le palline dell'albero di Natale, l'abbiamo visto nelle immagini in via Matteotti. Si suol dire che a Natale si è tutti più buoni, ma forse la signora immortalata dalle immagini impietose delle telecamere non è ancora entrata in clima, o meglio, per farlo avrà avuto bisogno degli addobbi adeguati. Così con passo felpato e indifferente si è avvicinata ad un albero che per le prossime festività il proprietario di una palestra di via Matteotti in pieno centro ha piazzato dinanzi all'ingresso. Con mano lesta ha rubato tutte le palline dell'abete, ripetendo il gesto anche il giorno seguente per riempire la borsa. Un gesto davvero triste a giudicare dall'impegno che ci stanno mettendo i commercianti tutti nell'addobbare la nostra bella ma sempre depredata città. E passiamo ora alla cronaca. Aveva oltre 600 grammi di droga e 1.400 euro nel sottotetto e in Ethernet nel suo palazzo nel centro storico. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un 22enne, mentre la polizia di Stato ha arrestato due giovani di 22 e 19 anni arrestati su via Crocifisso nella flagranza di reato mentre conservavano nei borselli oltre 150 dosi di droga. Nei giorni scorsi i carabinieri di Bitonto, durante un controllo all'interno del centro storico, hanno perquisito l'appartamento di un giovane 22enne, volto già noto alle forze dell'ordine. Notato l'atteggiamento nervoso del ragazzo, che era sceso dal terrazzo all'arrivo dei militari, questi hanno esteso la perquisizione anche al tetto della sua abitazione. È proprio lì che nel sottotetto in Ethernet hanno trovato oltre 600 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, alcune già suddivise in dosi.
che messe sul mercato avrebbero fruttato circa 6.000 euro. I carabinieri hanno trovato anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 1.400 euro in banconote, ritenute provento dello spaccio. Il giovane pusher è stato arrestato, la droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Brutte notizie invece per chi viaggia con Ferrotramviaria. In virtù della nuova base tariffaria chilometrica minima disposta dalla Giunta regionale, la società ha aumentato i prezzi di biglietti e abbonamenti. I più sfortunati sono i pendolari diretti da Bitonto a Corato. Biglietti e abbonamenti più cari per chi viaggia con Ferrotramviaria. Dal 1 dicembre, la società di trasporto pubblico che collega i comuni del Nord Barese ha adeguato i propri prezzi alla nuova base tariffaria chilometrica minima disposta dalla Giunta regionale pugliese. Sensibili gli aumenti sugli abbonamenti settimanali e mensili verso tutte le destinazioni. Per i biglietti andate e ritorno, invece, le uniche spiacevoli novità toccheranno i pendolari diretti da Bitonto a Corato. Per loro, infatti, ogni tratta costerà 10 centesimi in più. I titoli di viaggio per il servizio autolinea, acquistati entro il 30 novembre e non utilizzati, saranno validi invece fino a fine mese. Il comune di Bitonto ha un nuovo scuolabus Euro 6 consegnato ufficialmente nei giorni scorsi. Per il sindaco Abaticchio è un modo di disincentivare l'uso delle auto. È stato consegnato alla città di Bitonto il nuovo scuolabus Euro 6 da 28 posti, acquistato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale grazie a un contributo regionale integrato con fondi comunali. Il parco mezzi a disposizione del comune di Bitonto migliora così il livello nel rispetto ai più aggiornati standard europei in materia di emissioni inquinanti. 5 mezzi su 7 sono infatti Euro 6. Il nuovo scuolabus sarà in servizio entro la fine della settimana prossima, assicura il sindaco Michele Abaticchio, che cerca di sensibilizzare i cittadini a non prendere l'auto se non è strettamente necessario. Insomma, una bella notizia ed è un nuovo modo anche di incentivare il fatto che i genitori devono portare i bambini a piedi oppure affidandosi ai mezzi del comune di Bitonto. Una bella notizia che volevo condividere con tutti voi. Scade il 20 dicembre il termine ultimo per rispondere al censimento permanente della popolazione curato dall'Istat. Ancora tante però le famiglie bitontine e delle frazioni che non hanno provveduto a compilare il questionario online. Per i refrattari scatteranno le sanzioni. Entrano nella fase finale le operazioni del censimento permanente della popolazione e abitazioni per l'anno 2019. La rilevazione curata dall'Istat deve chiudersi entro il 20 dicembre, giorno entro cui l'ufficio comunale di censimento dovrà completare l'intervista a tutte quelle famiglie che, nonostante abbiano ricevuto il questionario online, non lo hanno ancora compilato. Va ricordato allora a riguardo che partecipare al censimento è un obbligo di legge, con tanto di sanzione ai refrattari. Le famiglie residenti a Bitonto e nelle frazioni sorteggiate per questo censimento sono in tutto 586. Il questionario, ricordiamo, può essere compilato o in autonomia oppure recandosi all'ufficio anagrafe in piazza Marconi. E cambiamo decisamente argomento. Sabato scorso infatti è terminato il ciclo di eventi dedicato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'ultimo appuntamento con Raccontarsi, l'esperienza di 5 donne che si sono raccontate a Carmen Martorana. Raccontarsi, o meglio raccontare le proprie esperienze di vita, non è mai una cosa semplice. Lo spunto è stato quello della giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, con le interpreti nella serata del sabato 30 novembre al Teatro Traetta. Le ospiti sono andate ben oltre, cercando di esplorare il mondo delle donne in carriera. Un evento creato da Carmen Martorana e la sua associazione in collaborazione con il Comune di Bitonto e l'assessorato alle pari opportunità con la referente Marianna Regista, da sempre attenta alla sensibilizzazione, che questa volta hanno cercato di volgere lo sguardo su tutto quello che le donne sono capaci di raggiungere e non soltanto su quello che purtroppo sono costrette solo a subire. 5 donne che si sono raccontate, hanno raccontato la loro esperienza sia personale, quindi di vita familiare, ma soprattutto anche di vita lavorativa. E abbiamo avuto degli ospiti molto importanti che primeggiano appunto nel loro campo e quindi effettivamente si sono raccontate, ma raccontando il privato, la famiglia, che è sempre fondamentale, e poi ovviamente le loro soddisfazioni professionali. Un viaggio a tutto tondo sulle donne che con il loro lavoro sono riuscite a sconfiggere tutte quelle false ideologie che le vede deboli e non capaci di reggere il confronto con l'universo maschile.
ognuna con la sua storia professionale da raccontare, dalla ricercatrice del suo amore per il lavoro al direttore vicario dell'università, a chi gestisce l'umanità delle risorse sul lavoro e non la gestione delle risorse umane. Un sentito grazie alla dottoressa Alizia D'Agostino, alla dottoressa Pasqua Rotigliano e alla dottoressa Marica Cariello, che con il loro intervento hanno nutrito la platea del teatro con tante parole di speranza e con la consapevolezza di chi ce l'ha fatta. Per arrivare al magistrato che ha affrontato la sua vita a muso duro e finire con un'attrice piena di dubbi che comunque la sua vita la vive a pieno. Si sa di entrare in un mondo tradizionalmente maschile, in cui bisogna dimostrare di essere non bravi di più, possibilmente più dei maschi, perché altrimenti insomma non dico che non ci sia considerazione, comunque quello che dico è piuttosto riferito al passato, a quando io sono entrata, ma adesso certamente non è più così. Io nella vita cerco di non interpretare un ruolo, provo a vivere sulla scena. Invece studio per poter vivere le vite altrui, mi interesso di persone che sono molto diverse da me, provo ad essere appunto persone che sono lontane da me, anche perché sennò sarebbe una noia, cioè ho scelto questo lavoro per poter vivere tante vite e poi che faccio, continuo a vivere la mia anche sulla scena? No, no. E adesso vedremo Madre Nostra, la preghiera laica del giornalista Lorenzo Scaraggi, un documentario per raccontare le storie degli ultimi a due passi da noi. Qualcuno l'ha definita una preghiera anarchica ed era quello che volevo rendere io in realtà, perché Madre Nostra è in contrapposizione un pochino a Cosa Nostra. Il documentario parla anche di terre confiscate alla mafia. E Madre Nostra come ritorno a una sorta di religione ancestrale, il ritorno alla terra. Suona come l'inizio di una preghiera, Madre Nostra, il documentario del giornalista e documentarista bitontino Lorenzo Scaraggi, che a bordo di un vecchio camper dell'82, il Vostok 100K, che lo accompagna ormai da anni nei suoi viaggi in giro per il mondo, ha incontrato diverse realtà. Ho sempre cercato in tutti i viaggi, i miei viaggi un significato profondo, non semplicemente spostarmi, ma muovermi, attraversare delle realtà che tutte le volte che mi possano insegnare qualcosa. Ed è stato il caso di Madre Nostra. Ho attraversato delle cooperative sociali dove si usa l'agricoltura non solo in funzione dell'agricoltura, una masseria didattica. Il trullo sociale a San Michele Salentino, o le terre confiscate alla mafia di Cerignola, Pietra di Scarto, e quelle della fattoria dei primi, gestite da Semi di Vita, Angelo Santoro. Angelo Santoro che gestisce anche un orto sociale a Iapigia. E infine Spazio S, una cooperativa, una comunità terapeutica dove c'è gente che dovrebbe stare in galera e invece sta qui a disintossicarsi dalle sostanze stupefacenti. Particolare la storia di Angelo Santoro, che da agente immobiliare ha deciso di cambiare la sua vita per dedicarsi agli ultimi e a breve si troverà a gestire ben 26 ettari a Valenzano di una terra confiscata alla mafia. Quando c'è la mafia la comunità si distrugge, quindi bisogna ritornare a ricostruirla, e in questo non c'è solamente il lavoro agricolo ma c'è soprattutto il lavoro sociale. Cos'è stato per voi essere inseriti all'interno di questo documentario di Lorenzo? È sicuramente portare una verità molto importante, che dietro il lavoro sociale, di cui molti si profumano, in realtà c'è tanto lavoro, tanto coraggio e tanta speranza, quindi è un lavoro importantissimo e spesso non emerge quello che si fa all'interno del territorio o delle cooperative stesse. Avete mai avuto paura di ritorsione? Beh, quella non è una paura che c'è sempre, perché avendo beni confiscati c'è il dubbio. In realtà se si crea una comunità che sorregge il progetto, l'importante è chi ti sta accanto, non chi ti viene contro. L'associazione bitontina AIMA presenterà il musical su Padre Pio all'interno della manifestazione Riconoscimento Valle d'Itria sui passi di Padre Pio. Vediamo il servizio. L'associazione AIMA di Francesco Naglieri varca ancora una volta i confini cittadini, proponendo per la prima volta a Martina Franca il suo musical Padre Pio il Crocifisso. La sacra rappresentazione è stata inserita nell'ambito della manifestazione Riconoscimento Valle d'Itria sui passi di Padre Pio e sarà possibile seguirla all'interno del Palazzetto dello Sport Carol Wojtyla di Martina Franca il 15 dicembre.
È stata l'Associazione Amici di Padre Pio della città tarantina che ha deciso di organizzare per la prima volta questo evento, connotato dalla volontà di esprimere riconoscenza nei confronti di persone che si sono contraddistinte nella collettività e verso i singoli cittadini. Riconoscimento che quest'anno andrà alla dottoressa Luisa Motolese, presidente della Corte dei Conti delle Marche, e al professor Giulio Tarro, virologo ed immunologo. Un'occasione speciale quindi anche per l'Associazione Bitontina per far conoscere il grande lavoro che svolge nell'assistenza verso i malati oncologici in età pediatrica. Inoltre, già dal 6 dicembre l'AIMA inaugurerà alle ore 19.30 presso la Sala Sant'Egidio nella parrocchia Cristo Re di Martina Franca un importante evento con la ricostruzione della celletta di Padre Pio, già ricreata più volte nella nostra città e di grande impatto visivo e spirituale, che sarà aperta al pubblico fino alla Befana tutti i giorni dopo le celebrazioni delle messe. E giovedì sera invece siamo andati al Teatro Team di Bari, dove è andato in scena il concerto di Fabrizio Moro. Il cantautore romano ha fatto tappa a Bari per il suo ultimo album, Figli di Nessuno, uscito lo scorso aprile. Cuore, rabbia, orgoglio, libertà. Sono questi i temi più accarezzati e portati in musica da Fabrizio Moro, romano doc, in scena al Teatro Team di Bari per la 10ª tappa del suo Figli di Nessuno Tour, cominciato al Tuscany Hall di Firenze il 13 novembre e che si concluderà il 18 dicembre al Palacongressi di Lugano. Dopo il grande successo del Festival di Sanremo del 2018, che lo ha visto trionfare in coppia assieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, torna con un album che tira fuori la parte più giovane di sé, ribelle, come del resto è sempre stato. Il suo 10º album è un viaggio introspettivo che racconta la sua vita e lo fa senza mezzi termini, ma con grande schiettezza e purezza. Tanti i successi per Moro, da Pensa del 2007 a Fammi sentire la voce dell'album medesimo. Festeggia così i suoi ormai 24 anni di carriera, mordendo la realtà che a volte è crudele e combattendo con tutte le armi a sua disposizione. In primis, la libertà, tema a lui molto caro, tanto da tatuarsi la scritta: la libertà è sacra come il pane. La testa si gira, ti aggiusta, cammina, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente, semplicemente. E passiamo allo sport. Continua la bella favola della polisportiva Bitonto, sempre in testa al campionato a punteggio pieno e in corsa anche in Coppa Puglia. Dopo il successo di mercoledì scorso a Biceglie, il mercato invernale frattanto ha portato il colpo di scena di Giovanna Buono. Da prima il successo in campionato in casa del Martina, ultimo in classifica. Poi il colpo di mercato chiamato Giovanna Buono e quindi la preziosa vittoria in quel di Biceglie per avvizzare la Coppa Puglia. La polisportiva Bitonto, insomma, continua a far parlare di sé e per fortuna soltanto perché la squadra del presidente Silvano Intini è sempre sulla cresta dell'onda. Domenica scorsa, allora, il roboante successo per 8-0 contro l'ultima in classifica, che ha consentito alle Leoncelle di restare in vetta e a punteggio pieno a quota 33 punti. Martedì, invece, grazie a un altro sforzo della dirigenza, è arrivata un'altra stella, quella di Giovanna Buono, che torna a indossare la casacca nero-verde dopo 3 mesi passati nella vicina Molfetta. E mercoledì, infine, il 2-1 esterno sul campo biscegliese, che ha rimesso sulla retta via la Coppa Puglia, dove la Final Four, però, è ancora tutta da conquistare. E domenica, il dì dell'Immacolata, ancora una trasferta lunga in quel di Melpignano, per il turno 13 di campionato. E parte questa settimana la rubrica di Radio Doppio Zero L'Elzeviro Nero Verde a cura di Mario Sicolo. Bitonto Foggia 7 giorni dopo, viaggio verso l'infinito tra Leopardi e Mister Taurino, nella neppur tanto segreta esperienza di naufragare felicemente in un mare nomato con la terza lettera dell'alfabeto. Se è vero come è vero
che il calcio è la metafora più fedele della vita. Copyright Vladimiro Caminiti alias il Panormita Camin. Può valere anche il contrario, nel senso che c'è un destino più grande che ci tiene tutti dentro, vicende del pallone incluso. Quella appena trascorsa, indubbiamente, è stata una settimana ricca di passione e sentimento ed ha visto ospiti nella nostra città un professore ed una squadra, all'apparenza lontanissimi tra loro, in realtà molto vicini e non solo per le prime due lettere. Parlo dell'esimio professor Folin e dell'ostico Foggia. Ambedue ci hanno illuminati sul significato dell'infinito, leopardiano e nero-verde, nel senso di ricerca dell'estremo limite della possibilità di vedere. Dunque, il più grande studioso del sommore canadese ci ha spiegato che quel punto lontano può essere tanta parte dell'ultimo orizzonte, se contemplato da qua giù. Celeste confine, se osservato e imposto da lassù. Mettersi a caccia del sublime vuol dire cogliere tutto quello che si pone al di là dell'imen, spingendo ben oltre la fiusis, la nostra capacità immaginativa, verso un sopramondo astorico e fiabesco. Ecco, i ragazzi di Mister Roberto Taurino stanno mirando con tenacia e impegno ad un sogno nomato con la terza lettera dell'alfabeto che noi non vogliamo nominare, oltrepassando il caro colle che può essere l'erta di Via Megra e la siepe che è l'avversario di turno, visibile o invisibile che sia. Dall'alto però stanno provando, l'altra domenica i satanelli, un signore vestito di nero e chissà chi altro, ad imporre un limite invalicabile. La società frattanto, come dichiarato subito dopo la gara con i rossoneri, è tornata sul mercato con sguardo oculato e sagace. Tutti coloro che verranno dovranno adeguarsi allo schema tattico dell'allenatore, cosa imprescindibile aggiungiamo noi, ed essere funzionali agli equilibri dello spogliatoio. Sono state le parole inequivocabili del patron. E dunque è arrivato dalla Francia il giovane Souleymane Fufué, esterno destro alto o basso, non importa per lui, utile alternativa ai forti pendolini juniors già in forza ai Leoncelli. Il fanciullo transalpino ha tirato i primi calci, particolare gustoso da non trascurare, ad un cuoio nella medesima compagine che tenne a battesimo l'estro e l'astro nascente di Leroy Michel Platini. Si vocifera inoltre dell'arrivo di un attaccante temibile statuario quale Hannibal Montaldi, ma con l'argentino che si è svincolato dal Brindisi siamo ancora a livello di trattative o qualcosa di più. E allora, noi che abbiamo visto una grinta epica brillare negli occhi di Francesco Rossiello e dei suoi uomini, fino all'ultimo dei tifosi che cantando e inneggiando donano il cuore agli spalti del Città degli Ulivi, proseguiamo fiduciosi nella nostra navigazione verso un porto onirico. E ora alcuni appuntamenti per la settimana. Ricordiamo che venerdì 13 dicembre a Mariotto, da via Traetta a via Cimabue, domenica 15 e 22 dicembre a Bitonto, tra viale Giovanni XXIII, via Centore e via De Gasperi, si svolgerà il mercato in orario serale dalle 16 alle 22. Durante quelle date, concordate tra amministrazione e associazioni di categoria, la polizia locale ha previsto il divieto di circolazione e sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli dalle 14 alle 22. E ora un altro servizio, perché Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e gli olivicoltori di CIA e Italia Olivicola sono stati insieme per destinare 2 euro al progetto Un Extra per la Ricerca, iniziativa pensata per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatori, e il promotore dell'iniziativa è il bitontino Antonio Moschetta. Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e gli olivicoltori di CIA, agricoltori italiani e Italia Olivicola insieme per il progetto Un Extra per la Ricerca, iniziativa pensata per sostenere il lavoro dei 5.000 ricercatori AIRC e valorizzare il prodotto principe della dieta mediterranea, l'olio extravergine d'oliva. In questo fine settimana infatti circa 40 cooperative e frantoi di molte regioni italiane destineranno 2 euro ai progetti di Fondazione AIRC per ogni bottiglia o lattina di olio novello venduta. Promotore dell'iniziativa, il ricercatore Antonio Moschetta. È una giornata importante oggi perché l'olio extravergine di oliva risulta il modello
da un lato per finanziare ricerca indipendente, che è quella della Fondazione AIRC, dall'altro lato per ricordare a tutti la rilevanza della cultura del cibo, della qualità della terra e degli stili di vita nella prevenzione delle malattie tumorali, ma anche nell'aiuto, nella cura, perché lo stato di salute di un individuo garantisce la possibilità di ammalarsi di meno e di curarsi meglio. La scienza ci sta spiegando oggi tutti i meccanismi attraverso cui il rapporto con l'ambiente e i nutrienti possono portare all'iniziazione e alla promozione del cancro, ci sta aiutando anche a trovare sempre nuovi farmaci e nuove connessioni con i derivati dei nutrienti in grado di cambiare la benzina per la crescita del cancro. Siamo sulla strada giusta, perché in Puglia abbiamo oltre il 58% dei soggetti che a 5 anni dalla diagnosi di cancro sono guariti, e mentre negli anni 90 la percentuale era del 30%, un raddoppio grazie alla ricerca scientifica, che però ha ancora bisogno di noi. C'è tanta gente ancora che soffre, tanti tumori a cui non è stata data risposta, ed è per questo che con il modello dell'olio e della dieta mediterranea noi oggi siamo qui a ricordare a tutti che finanziare la ricerca libera e indipendente è la possibilità di avere nuove idee, nuove creazioni che vengono dai giovani al di sotto di 40 anni e soprattutto da nuove menti. Sul sito www.aic.it potrete trovare il frantoio più vicino. Sono tutti aperti il 7 e l'8 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. In ultimo, un appuntamento con la medicina specialistica il 14 dicembre. Obesity Day, una giornata formativa per contrastare l'obesità. E se ne parlerà in un convegno con il contributo della dottoressa bitontina Anna Maria De Palma. Come poter risolvere i problemi di obesità e sovrappeso? Se ne parlerà in una giornata formativa e informativa, l'Obesity Day, che si terrà il 14 dicembre prossimo a partire dalle 8 del mattino al Victoria Park Hotel di Bari. Diversi i professionisti che parteciperanno all'evento, tra cui anche la dottoressa bitontina Anna Maria De Palma del Policenter Salute e Benessere, da anni impegnato per contrastare i problemi legati all'obesità. Durante il pomeriggio spazio anche ad un dibattito condotto dal giornalista Adriano Panzironi, sempre al Victoria Park Hotel, a partire dalle ore 16. Nell'augurarvi una buona vigilia e una buona festività dell'Immacolata, ricordiamo che domani la messa dedicata alla nostra patrona in cattedrale si svolgerà alle 10. Dopo l'immagine sarà portata in processione per le vie della città e non appena arriverà a Porta Baresana ci sarà il consueto omaggio floreale. Vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre su Radio 00, sempre alle 18:30.